In TV, i piaceri della vita. Fu negli anni 70-80 con i mitici Village People, un gruppo storico che con le loro canzoni e i loro inconfondibili costumi hanno fatto ballare tutto il mondo. Questa sera qui al Twiga si esibiranno con i ritmi ed il sound della disco music. Tra i loro maggiori successi YMCA, che ancora oggi è la canzone più ballata al mondo. Ragazzi, vi presento i Village People. Sentiamo come si chiamano, almeno i nomi. Your name? I'm Bill. Hey, Jim. Felipe. Ray. Eric. Alex. I mitici Village People. Buonasera. Buonasera. You ready to party with the Village People? Mario Cambiaggio, amministratore del Twiga. Mario, una serata fantastica! Sì, una serata indimenticabile. La storia della musica al Twiga, direi. Bellissima serata, loro bravissimi, ci hanno fatto emozionare tutti. Sì, grandi professionisti, 40 anni sempre al massimo e anche stasera sono stati alla loro altezza, direi. Il Twiga, grandi nomi, continuano questi eventi veramente grandissimi. Prossimamente, domani abbiamo Osmani Garcia e poi prossimamente il grandissimo Bob Sinclair. Sì, domani continuiamo con gli appuntamenti del giovedì con Smaila e poi il 14, la vigilia di Ferragosto, ritorna Bob Sinclair, che ormai è un appuntamento, è il terzo anno che passa Ferragosto con noi, è un classico della Versilia, direi. Il Twiga non si smentisce mai, qui veramente divertimento a go go. Il Twiga è il Twiga, poi c'è c'è il resto del mondo, vai.
Mozza, una fortificazione del 1500 dà il nome a questo bellissimo tratto di mare nel comune di Piombino, sede delle più importanti strutture ricettive della zona. Rotta dello Zodiaco, sono con Federico che oggi ci presenta un polpo sugli scogli. Sì, il polpo sugli scogli è la nostra invenzione, diciamo, abbiamo pensato questo polpo di scoglio che viene precedentemente cotto al vapore e poi viene grigliato. Una volta grigliato viene messo su una vera e propria, sembra quasi degli scogli fatti di patate lesse, patate all'olio, e in ultimo viene guarnito con queste olive nere che vengono disidratate e vengono utilizzate come una polvere su questo piatto. Che tipo di vino si può abbinare a questo piatto? Ma io su questo piatto abbinerei un bel Sauvignon La Foix. Vittoria 20, io sono con Alessio. Ciao Alessio. Ascolta adesso, come deve essere l'impasto di una pizza per far sì che sia una buona pizza? Allora, il segreto di una buona pizza innanzitutto è una buona farina, un buon impastamento e un buon prodotto finale. Digeribilità e cottura e materie prime da mettere sopra. Quanto deve lievitare una pasta? Diciamo che la base sono sulle 24 ore, usando una farina non molto forte in modo da non sentire la pesantezza su dove la mangiare. Frizzanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip.
slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Take it down now, take it down now. Take it down now. Take it down now. Bring it up now. Bring it up now. Bring it up now. Bring it up now. Take it down and crisscross.